Cessato il frastuono della guerra, negli anni venti il fascino del pilota bello e temerario tornò a fare presa sull'immaginario collettivo. Arturo Ferrarin rappresentò in pieno questa figura, grazie al suo attraente aspetto fisico e ad una grande impresa che gli procurò larga fama. Nato a Thiene, in provincia di Vicenza, nel 1895, allo scoppio della Prima Guerra Mondiale si arruola nel battaglione aviatori. Consegue il brevetto ed è nominato sottotenente pilota. Aviatore istintivo e valente, viene inizialmente impiegato come istruttore. Vola molto e dà libero sfogo alla sua grande passione. Passione che lo accompagnerà per tutta la vita. Tanti voli, tanta acrobazia e ancora nuove esperienze come collaudatore. Ma proprio in un volo di collaudo troverà la morte, a soli 46 anni, nel 1941. Il nome di Arturo Ferrarin rimane legato soprattutto alla grande impresa del raid aereo da Roma a Tokyo a bordo di un Ansaldo SVA 9 in compagnia del motorista Gino Capannini. Molti avevano tentato prima e dopo di lui, ma alla fine solo Masiero e il suo motorista Maretto erano riusciti a raggiungere la meta insieme con lui a bordo anch'essi di uno SVA 9. Quel raid, iniziato il 14 febbraio 1920 e chiuso trionfalmente a Tokyo il 31 maggio di quello stesso anno, sarà un evento epico. Per lui il raid sarà una favolosa avventura, costellata di mille episodi e avversità, difficoltà logistiche, incontri pericolosi, decolli impossibili, emergenze di ogni genere, atterraggi di fortuna e soste forzate. Ferrarin racconterà tutte queste vicende nel suo libro Il mio volo Roma-Tokyo. Il raid era stato preparato con notevole dispiegamento di uomini e mezzi lungo tutta la rotta. Il costo dell'operazione alla fine risultò enorme, ma anche questo contribuì a darle una risonanza eccezionale. In Cina, Ferrarin diviene subito il nuovo Marco Polo e le tappe si moltiplicano perché tutti vogliono incontrarlo. L'intero raid coprirà alla fine circa 18.000 chilometri e sarà completato in 31 tappe, in verità parecchie di più di quante ne prevedesse il programma, ma lo SVA era piuttosto vecchio e le richieste di sosta nelle città sorvolate facevano il resto. Ovunque, il giovane pilota riceve onori riservati ai grandi personaggi e le cerimonie si superano in grandiosità e durata. Giunge a Pechino il 17 maggio. Mancano ormai due settimane alla conclusione del volo e Ferrarin ha fretta di riprendere la corsa di avvicinamento al Giappone, ma la città cinese gli riserva grandi tributi e lui non può sottrarsi ai festeggiamenti. Per il coraggioso straniero si aprono persino le porte del Palazzo Imperiale. E tra gli altri onori gli sarà conferita anche la decorazione suprema dell'Ordine della Tigre. L'ultima parte del raid si trasforma in una marcia trionfale, sia pure con tutte le difficoltà di sempre.
Finalmente arriva il momento del decollo verso il Giappone. Il primo atterraggio sul suolo nipponico avviene ad Osaka il 30 maggio. Questa volta però i festeggiamenti sono stati rigidamente stabiliti e la sosta dura solo un giorno. A Tokyo l'imperatore ha proclamato festa nazionale il suo arrivo. Ferrarin non può farsi attendere più del dovuto. Infatti, il giorno dopo, nonostante il cattivo tempo, il ride si conclude regolarmente a Tokyo. Masiero è atterrato poco prima ed è in mezzo alla folla ad attenderlo. Sa che il vincitore indiscusso è Ferrarin, perché lui ha dovuto compiere una parte del viaggio in nave, avendo distrutto il suo primo aereo in un incidente. Ferrarin rimane a Tokyo quasi un mese e mezzo e alla partenza vi lascerà in ricordo il suo SVA che verrà collocato nel Museo Imperiale. Durante la permanenza anche il principe Hirohito vorrà riceverlo e l'imperatrice farà uno strappo alla ferrea etichetta di corte. Le cerimonie proseguono per giorni e giorni con scenografie fastose e suggestive. E infine gli viene donata la spada di samurai.